contento della prestazione mia personale e della prestazione della squadra. Finale abbiamo provato il tutto per tutto, perché comunque anche la mentalità della squadra è quella di provare a vincere, di non accontentarsi. A volte ti va bene quando magari fai un gol al 90°, a volte ti va male. Spero di fare al più presto la doppia cifra e poi magari sarò anche più tranquillo. Fine, penso che per le occasioni create da una parte e dall'altra il pareggio sia giusto. Finisce 1-1 la battaglia del Vigorito, il Frosinone pareggia in trasferta sul campo del Benevento, vince il Perugia 3-0 contro il Barletta, che adesso si porta a meno 3 dalla vetta della classifica, ancora occupata dal Frosinone. Benvenuti a Kick Off, la puntata numero 27. Buonasera a tutti, buonasera Fernando. Ciao Angelo, buonasera. Ospiti di questa sera Dario Biasi, difensore del Frosinone. Ciao Dario, buonasera, benvenuto. Ciao, a Kick Off. È tornato a trovarci Massimo Armellini. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera a voi. Bentornato. Buonasera. Fernando, subito con messaggi, Facebook, Twitter. Sì, allora vi ricordiamo subito i nostri indirizzi. Potete scriverci su Facebook, sulla nostra pagina di Kickoff, oppure sul nostro account Twitter, @KickoffExtraTV. C'è una foto che ha avuto tanto successo nel pomeriggio, ma è un argomento di cui parleremo ampiamente più tardi, quindi aspettiamo un po'. Eh sì, sicuramente, ne parleremo più tardi, relativo al gol annullato a Davis Curiale nei primi minuti della gara di ieri del Vigorito. Dario, un buon pareggio sicuramente. Sì, sicuramente, abbiamo affrontato penso una delle squadre più forti del campionato con un organico importante e la partita è stata bella, siamo andati in vantaggio, magari non siamo stati lucidi nel chiuderla e purtroppo loro hanno pareggiato, ma credo che il pareggio sia giusto. Massimo, piaciuto il Frosinone ieri? Abbastanza. Sei quindi moderatamente soddisfatto? No, partita sicuramente difficilissima, è un campo ostico e sappiamo tutti che il Benevento è una bella squadra, il Benevento è una squadra che all'inizio del campionato era una delle accreditate alla vittoria finale di questo campionato e sicuramente cercheranno di dire la loro fino alla fine. Sicuramente è meglio il pareggio ieri che la sconfitta di Pontedera, quindi niente da che dire sotto questo punto di vista. Riviviamo le emozioni del Vigorito di ieri, i 90 minuti di Benevento Frosinone in 90 secondi, la clip di Barbara Lanzi. Sette partite alla fine del campionato, la tensione che sale, il cuore che pulsa, siamo nella fase decisiva, carica ragazzi. Kickoff è iniziato a Benevento Frosinone, vince 2 alla Ghiaia, palla in area di rigore, Pedevacco riesce a girarsi, Mangiapelo, Altobelli, la palla in mezzo per Curiale, fuori gioco. Crivello si accentra, Crivello può andare al cross, cross che arriva in mezzo, Curiale! Davis Curiale fa 10 in campionato, Frosinone 1, Benevento 0. Daniel Cioffoli, poi la battuta di Ghiaia, Mangiapelo, una parata straordinaria. Ancora Cucker che insiste, al limite dell'area Cucker, pallone in verticale per Curiale, Curiale, la prudenza di Piscinelli, Curiale, palla sul fondo. L'azione ancora viva, conclusione di Negro, doppia deviazione, ancora Mangiapelo straordinario su Guerra. Mancoso dalla bandierina, palla con il destro in area di rigore, il pareggio del Benevento, il gol di Padella. Occhio al capitano, ancora Frara, va cross in mezzo, Daniel Cioffoli, Piscitelli! E arriva il fischio del direttore di gara, finisce 1-1, Benevento Frosinone, è il primo pareggio del 2014 per il Frosinone.
ci sono state tantissime occasioni da una parte e dall'altra, migliori in campo i due portieri, Mangiapelo da una parte, Piscitelli dall'altra. Dario, per quanto ho visto, forse il pareggio è stato il risultato più giusto. Sì, come ho detto prima, penso che sia il risultato più giusto, perché Mangiapelo ha fatto una partita eccezionale e anche il loro portiere non è stato da meno. È stato abbastanza bravo. Massimo, domanda classica. Post pareggio, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Senti, tu mi dai sempre degli certi assist. Vai, io faccio certe quattro. Volte forse ti dimentichi che facevo il portiere e non facevo l'attaccante. Comunque, guarda, ti posso dire una cosa, spendo meno di 5 minuti. 5 minuti sono troppo. Troppo, infatti, uno contato. Se no, Rolando 5 minuti subito. Allora, un minuto, penso che sia palese stasera che ho tenuto a vestire i panni del tifoso, quello che sono, perché molti dicono che vengo qui a fare il giornalista o il critico, no, io faccio il tifoso e sono contento di fare il tifoso, il giornalista magari in un'altra vita. Che cosa dico? Dico che prima di tutto un plauso va a tutti i ragazzi che sono andati a Benevento, a tutti i ragazzi e non, perché c'era gente di tutta l'età ieri a Benevento, un plauso va a loro. Perché io sono uno di quelli che dice che chi ha la tessera del tifoso, perché qualcuno si domanderà, ma Massimetto non c'era a Benevento? No, non c'ero perché non ho la tessera del tifoso, però io non attacco chi ha la tessera del tifoso come non attacco chi non l'ha. Per me fa bene a chi ce l'ha e fa bene a chi non l'ha. Sono sempre i punti di vista che vanno certo. Rispettati. Un plauso va alla squadra del Frosinone perché è andata a Benevento a giocarsela, mai come questa volta le immagini parlano chiaro. Sì. Un plauso va a Mangiapelo perché è stato veramente bravo e non è facile sostituire un portiere della caratura e delle qualità di Zappino. Cosa dobbiamo dire ora da tifosi? Dobbiamo dire che il pareggio, buon pareggio, però adesso purtroppo Stellone, il mister, dovrà dire ai ragazzi, e penso che non dovrà dire per niente perché lo sanno, perché adesso non si può più usare le parole condizionali vorremmo, dovremmo, neanche l'imperativo vogliamo, si deve usare l'imperativo categorico dobbiamo vincere ogni partita che andremo a giocare. Perché? Perché io dico che siamo primi, ancora finché dirà la classifica dirà quello, noi dobbiamo difendere quella posizione a spada tratta, perché sappiamo benissimo che noi dovremmo riposare, il Perugia no, e soprattutto non dovremmo assolutissimamente andare a fine stagione a giocarcela ai playoff, perché ieri è stata la dimostrazione che squadre come Benevento e altre, non voglio nominare il Lecce perché sta una palma tra tutti, non ti regalano niente assolutissimamente. Assolutamente. Ieri in campionato, figuriamoci la lotteria dei playoff. Poi a playoff, assolutamente. Dario, stiamo vedendo ancora le immagini, forse l'unico neo del Frosinone bellissimo di ieri è stato quello di non aver chiuso la partita sull'1-0, quando ci sono state un paio di occasioni da gol importanti. E forse quello è stato l'unica nostra pecca di ieri, però c'è da dare atto che il loro portiere è stato bravo in più circostanze. I nostri due attaccanti hanno fatto una partita eccezionale. È vero, Dario, che eravate un po' rammaricati nel post partita? L'ha detto Stellone nell'intervista. Sì, è normale, nel senso essere in vantaggio a Benevento per come si è giocato e per come è andata la gara, sinceramente un po' di rammarico ce l'abbiamo. Però insomma ci siamo anche parlati, mi hanno detto insomma, di tenere questa rabbia che avevamo fine partita già per trasformarla per domenica. Abbiamo parlato del Benevento, Dario, ti aspettavi una squadra così forte? Perché Benevento ha dimostrato veramente di essere una squadra, abbiamo anche parlato prima forse anche di categoria superiore insieme a Frosinone. Sì, è una squadra forte, ha giocatori che hanno fatto anche la Serie B, hanno giocato in Serie B, è una squadra costruita per vincere, poi per loro problemi che non sto a pensare. Hanno perso un po' di terreno, però sono una squadra forte. È una squadra che, secondo me, nei playoff è una bella gatta da pelare. Massimo, tu continui a vedere le immagini e ti arrabbi ogni occasione un gol mancata dal Frosinone. Vorremmo farvelo vedere, guarda. Questa forse è la più limpida, guarda Massimo. Cross di Frara, colpo di testa di Daniel Ciofani. Qui eravamo praticamente al 90esimo, sull'1-1. Guarda, insomma. Da ieri, da quando è finita la partita, tutt'oggi che vado ripetendo che purtroppo sono malato di Frosinone. Sono proprio malato. Non voglio usare il termine drogato perché...
Veramente, cioè, dicevo ieri a una persona che veramente va a finire che mi sento male per Frosinone. Però sai qual è la cosa che mi conforta? Che è inutile che uno parla e dice sempre le stesse cose. Questo campionato è un campionato alquanto anomalo. Cioè, se andiamo a vedere squadre come il Lecce, come il Benevento, che veramente dovevano stravincere questo campionato, si trovano addirittura chi 7, chi 8, chi 12, come il Benevento, adesso non mi ricordo bene. E magari squadre meno accreditate, non noi, il Perugia, io parlo del Perugia, non me ne vogliono se ci sono tifosi del Perugia che ci guardano, perché, non perché il Perugia non sia forte, è una delle squadre che gioca migliore, però se uno andava a fare una lista di Vedeva magari squadre, le rose sì, delle squadre. quindi questo ci fa capire che è un campionato anomalo. Adesso dove deve stare la nostra forza? Da dire siamo lì. Se siamo lì significa che ce lo siamo meritati e adesso non bisogna mollare neanche un centimetro. Cioè io penso che adesso il Frosinone deve pensare, ora più che mai, che ogni partita che andrà a affrontare deve essere veramente una finale playoff. Deve essere una Veramente. finale, quindi bisogna sempre giocare per Sì, va vincere. giocata proprio. Allora, lo sai cosa mi rammarica? Bella partita, stupenda partita, Ecco, occasione cosa è del. mancato secondo te, Massimo? No, io più che cosa è mancato, perché io se vedo le immagini dico la fortuna. Però dico, è da tanto che io non ricordo un Frosinone con due punte a livello di Curiale e Ciofani, soprattutto visti i numeri, perché uno parla 13, uno 13, parla 23 10. gol, 23 gol in Cioè, due. per risalire a una coppia del genere, non lo so, forse dovremmo risalire a Viviani Gaudino, da quel poco che mi ricordo io. Quindi mi sembra strano che non riusciamo a chiudere queste partite. Certo, in mezzo al campo non ci siamo solo noi, purtroppo ci sono pure gli avversari, magari fosse che ci fossimo solo noi. Però dico, per la miseria, con due punte come queste, ma com'è possibile che ci dice sempre Iella che non riusciamo a chiudere una partita che poi, ti ripeto, posso passare su Benevento, poi però mi viene in mente Pontedera, mi viene in mente Barletta. No, no, non ce le ricordate. Vabbè, fermiamoci, fermiamoci. Facciamo così, ascoltiamo subito Roberto Stellone nell'immediato post partita. Stellone che commenta naturalmente il pareggio, il primo del 2014, il primo del girone di ritorno del Frosinone sul campo del Benevento. Roberto Stellone. Parlando della partita, è stata una buona gara, specie nel primo tempo da parte nostra. E abbiamo sofferto i primi 5-6 minuti l'iniziativa del Benevento, ci siamo poi sistemati in mezzo al campo e abbiamo comunque sofferto pochissimo, abbiamo attaccato in un paio di occasioni dove poi è venuto anche il gol. Siamo partiti bene anche subito nel secondo tempo, forse potevamo essere un po' più precisi sotto porta dove abbiamo sbagliato sull'1-0, un paio di occasioni nitide con Ciofani e con Curiale dove sono stati sfortunati ed è stato bravo il portiere. E abbiamo sofferto dopo il pareggio comunque l'iniziativa loro perché ci hanno un po' schiacciato, nonostante quello comunque a quel punto della gara potevamo sia noi prendere gol che loro prendere gol perché in un paio di occasioni anche noi siamo stati pericolosi. Nel finale abbiamo provato il tutto per tutto perché comunque anche la mentalità della squadra è quella di provare a vincere, di non accontentarsi. A volte ti va bene quando magari fai un gol al 90°, a volte ti va male. E alla fine penso che per le occasioni create da una parte e dall'altra il pareggio sia giusto e forse l'unico rammarico è che sull'1-0 abbiamo avuto noi un paio di occasioni che magari fosse entrata la palla in porta sul 2-0 poteva essere difficile, insomma, per il Benevento recuperare. Questo è Roberto Stellone, vediamo subito cosa ha detto il presidente Maurizio Stirpe nella classica intervista del giorno dopo, rilasciata ai colleghi della Provincia Quotidiano. Stirpe lancia elogi e batte i rimpianti, tutti i ragazzi hanno dato ottime risposte, buono il primo tempo con il gol meritato, potevamo legittimare il risultato, non ci è andata bene, ma abbiamo giocato 70 minuti alla grande. Ross no, non mi ha convinto, questo è il primo messaggio che lascia il presidente, Ross era il direttore di gara, adesso dobbiamo vincere tutte le partite in casa, la conferma del primato passa da lì, l'arma in più è la nostra qualità e Stellone saprà miscelarla. Per i tifosi pensiamo a delle iniziative speciali per riempire il Matuse in queste gare fondamentali nella corsa alla Serie B del Frosinone. Dario, è stata forse la miglior prestazione esterna dell'anno del Frosinone, quella di ieri? Beh, penso di sì, penso che ieri. Anche considerando insomma la qualità dell'avversario, la Sì, forza dell'avversario. considerando la forza del Benevento, penso che ieri abbiamo fatto un'ottima partita e come abbiamo detto prima, con un pizzico un po' di fortuna, magari potevamo anche tornare a casa con i 3 punti.
Grande protagonista della partita, l'abbiamo detto, l'ha già detto Massimo, mi ha anticipato, Michele Mangiapelo, portiere di riserva del Frosinone, che ieri è stato assoluto protagonista al Vigorito. Andiamo a vedere un po' di parate che ha fatto Michele ieri, veramente delle parate straordinarie, già nei primi minuti, quando è stato bravo a salvare il risultato, prima su Evacu e poi in uscita su Melara. Le riviviamo tra poco queste emozioni con le parate di Michele Mangiapelo, eccole qui che arrivano. Dario, tu che sei un po' il leader della difesa, cosa cambia da Mangiapelo a Zappa? Non per le qualità del singolo, ma penso più per magari Zappino può essere più uomo squadra, uno che sta lì, urla, dà indicazioni, un po' meno credo, sì, Michele. Hanno due caratteri completamente opposti, sì. Massimo è esuberante, non sta zitto un attimo, in partita vive la partita a modo suo, invece Michele è un ragazzo eccezionale, che è super concentrato, super... sempre positivo, sono proprio felice che si sia tolto una bella soddisfazione ieri. E poi Massimo è un ciociaro, quindi la soddisfazione è doppia. E l'importanza di avere delle valide alternative, certo, in ogni reparto, questa è la riprova proprio lampante. Mi fai dire una cosa, voglio sdrammatizzare. Guardando le immagini, dice, no, il detto dice che la fortuna aiuta gli audaci. Cioè, cosa dovevamo fare ieri? I giocatori si devono togliere i calzoncini, devono giocare in mutande per essere audaci. Non lo so, perché veramente, cioè, vedo... Certo, un'altra cosa che mi riconforta, forse in altre volte l'avremmo persa questa partita. Questa volta l'avremmo persa, sì. Invece siamo usciti a testa alta, quindi rimane il rammarico, però ripeto... ci sono anche gli avversari, un pareggio che ci può stare, dai, considerando il campo, considerando il valore dell'avversario. Lo ascoltiamo allora Michele Mangiapelo nell'intervista del post partita, naturalmente molto soddisfatto per la sua prestazione. Michele Mangiapelo. No, sono contento della prestazione mia personale e della prestazione della squadra. Sapevamo benissimo che era un campo difficile per noi e credo che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto, perché sia noi che loro abbiamo avuto ottime occasioni, è stata una partita bellissima, giocata a viso aperto, e credo che chi sia venuto allo stadio oggi si sia divertito, insomma. Sicuramente, poi è un momento abbastanza delicato della stagione, siamo, come tutti sapete, ci stiamo giocando il campionato, e quindi è normale che andare 0-1 qui a Benevento, anche per scaricare un po' di tensione che uno ha accumulato fino a poco prima della partita, è normale che c'era gioia immensa. Poi è arrivato il pareggio loro, che credo anche tutto sommato sia stato meritato, perché anche loro hanno dimostrato di essere una grande squadra, e credo che sia un punto guadagnato e non due punti persi. Michele, ma non è che Massimo Zappino adesso deve iniziare a preoccuparsi seriamente? No, assolutamente no. Intanto Massimo è un carissimo amico, è lui il titolare. Io sono contento di aver dato il mio contributo in campo quando sono stato chiamato in causa, e per me è già una grande soddisfazione questa, perché secondo me non contano le partite che uno fa, ma conta come vengono fatte. Quale tra le parate quella più complicata? Forse quando nel primo tempo sono uscito a murare Fabrizio Melara, e poi sulla respinta ha salvato sulla linea, credo, Gugger. Sì. Però ecco, al di là di questo, penso che tutta la squadra si sia sacrificata alla grande, perché uscire da qui con un risultato utile non è assolutamente facile. Poco prima dell'intervista c'è stato l'abbraccio tra Michele Mangiapelo ed il direttore generale Ernesto Salvini, che è stato protagonista quest'estate della trattativa Lampo che ha portato Michele Mangiapelo ad indossare la maglia del Frosinone. Fernando, c'è stato però ieri un episodio dubbio ad inizio del primo tempo, l'abbiamo lavorato questo pomeriggio, mi fa vedere qualcosina. Il risultato purtroppo... Pensavamo di sbagliarci. Io sinceramente, te l'ho detto anche in cronaca, a me ha dato l'impressione di essere in posizione buona Curiale, però poi l'arbitro ha fischiato il fuorigioco, ma ecco, noi oggi l'abbiamo rivisto con calma e l'abbiamo analizzato, come hai detto tu bene, e tra poco vedremo il risultato. Questa è il tiro di Altobelli che poi diventa un assist per Curiale. Eravamo intorno al quindicesimo, quindi sì, sullo 0-0. Curiale che non protesta perché forse anche lui pensava di essere in fuorigioco, ma in realtà tra poco vedremo che Curiale in fuorigioco non era, e è anche di posizione regolare, anche di parecchio. Ecco il fermo immagine, questo è il momento in cui Altobelli calcia, e questa è la riga che siamo riusciti a tracciare grazie alla pettinatura dell'erba. Guardate dov'è Ferretti. Siamo, se non è un metro, poco ci manca. Però non è che hai fatto come si faceva una volta, hai spostato tu i giocatori? No, assolutamente. Già tanto che sono riuscito a fare una cosa del genere, adesso non ce la facciamo. Io aspettavo la spider cam, comunque. sta arrivando Massimo, tranquillo, con i nostri potenti mezzi. Sicuramente è un episodio che, insomma,
questa partita rischia di danneggiarci. Sì, perché se la sblocchi subito dopo 15 minuti... Per carità, insomma, poi magari becchi tre gol, non si può sapere. Sì, per carità, insomma... però intanto uno l'avevamo fatto subito e non a fine primo tempo. Dario, dal campo le sensazioni che avevate avuto? Ma dal campo, io ti dico, io da dietro... Fai fatica, se... ho protestato lo stesso con l'arbitro, però una volta che fischia purtroppo non si può... Non può tornare indietro, quindi rimane questo rammarico, questo dubbio. Purtroppo io penso sempre che gli arbitri siano in buona fede, quindi se sbagliamo noi possono sbagliare anche loro. Assolutamente. Tra l'altro forse siamo un po' sfortunati proprio con Ross, perché già l'anno scorso a Pisa era successo qualcosina. Vabbè, anche dai, se qui lo scagioniamo, dai. L'abbiamo massacrato anche durante la partita, però qui lo scagioniamo perché la bandierina l'ha alzata l'assistente, quindi lui si è fidato della decisione. Poi l'assistente era da questa parte, quindi insomma in una posizione... piuttosto favorevole, credo, no? Però azione veloce, comunque un po'... Io devo essere sincero, ho pensato che Curiale fosse in fuorigioco. A me no, aveva dato la sensazione di essere in posizione regolare. Tu sei più bravo di me. No, che c'entra essere più bravo, la sensazione. Vediamo invece la partita nei numeri di Dario Biasi. 90 minuti ieri giocati al Vigorito, al centro della difesa del Frosinone. Una gara bella tosta, credo, per voi difensori, Dario, perché insomma la pressione del Benevento è stata piuttosto importante. Palloni giocati 25, regista arretrato con Bertoncini, soprattutto nel primo tempo, perché Guerra pressava molto i centrocampisti del Frosinone ed impediva magari a Gucker e compagni di impostare. Passaggio ok, 22, bene sia nel passaggio corto che nel lancio lungo. Palle perse, uno sbaglia un lancio di 60 metri. Niente, Fernando, tu non fai sgarrare nulla, assolutamente. No, è per dire che un lancio di 60 metri si può sbagliare facilmente. Insomma. Anticipi 5, vince il duello con Evaco, che ieri praticamente non ne ha azzeccata una. Chiuso 6, salva su Evaco, è possibile 1-1, un salvataggio importantissimo che tra poco rivedremo. Colpi di testa 5, usa al meglio il fisico, falli fatti 1, Furbo interrompe una buona azione, falli subiti 1, il contatto con Melara nel primo tempo, Melara che poi l'ha steso. Dario, la tua prestazione? Sono felice, sono contento, perché dopo sono stato fuori un bel po' per il problema al ginocchio, per l'operazione al menisco. E non è stato facile recuperare la forma migliore, quindi sono soddisfatto. Che poi, Dario, fuori Russo e Blanchard, dentro Biasi e Bertoncini, però il risultato non cambia, segno che insomma la rosa del Frosinone regala alternative importanti e questa può essere la nostra forza anche vista il finale di stagione. Sì, sicuramente, secondo me siamo una squadra che è composta da tutti i titolari, chiunque è andato in campo ha sempre fatto bene. E adesso stiamo giocando io e Davide, però insomma sappiamo anche che sia Leo, Blanchard che Russo hanno fatto benissimo e in questo momento c'è bisogno di tutti, non importa chi gioca, ma l'importante è l'obiettivo finale. Abbiamo rivisto per un attimo, lo rivediamo insieme, il salvataggio decisivo in occasione del colpo di testa di Guerra. C'è stata la parata di Mangiapelo, lo rivediamo tra qualche istante, perché insomma lì eravamo ancora sull'1-0, il Benevento stava aumentando la pressione. È stato forse l'intervento più complicato della tua partita, Dario, perché insomma eccolo qui, lo stiamo rivedendo. Guerra che stacca a centro area, poi sta arrivando Evacuo, per fortuna ci ha messo il piede. Sì, no... Per fortuna ero in marcatura su Evacuo e ero rimasto a contatto con lui. E poi anche lì è un pizzico di fortuna, perché insomma la palla è andata a me e non agli altri due. Insomma, la bravura forse è stata nell'andare subito verso la porta. Il duello con Evacuo, Dario, che è uno degli attaccanti insomma più temuti della categoria. Ma secondo me sicuramente è un giocatore forte, fisicamente... difficile da spostare. Alla fine ci siamo fatti i complimenti a vicenda, perché è bello anche quando hai un duello con un avversario forte e alla fine insomma è bello anche farsi i complimenti anche tra avversari. Massimo, stiamo vedendo le immagini del Vigorito, tanto pubblico, piena la curva del Benevento, erano 250-300 i tifosi del Frosinone in trasferta, numero importante, però io provo a stuzzicarti, perché ieri qualcuno mi ha detto sì, erano 250-300, ma qualche anno fa siamo andati a Benevento in 2005-2006. Allora aspetta che prendo spunto, perché ci è arrivato un messaggio, un applauso alla gente presente a Benevento, però sono molto arrabbiato, perché una squadra prima in classifica dovevamo essere in tanti, hai visto proprio... È capitato a pennello questo messaggio di Gianluca, cioè, lo commenta Massimo. Che è successo, Massimo? Sono passati, credo, 20 anni, no? Guarda... Sono cambiati i tempi...
Sei sempre con la maglia numero 10 tu, eh? Sempre, sempre. Allora, dico questo, mi invitate a nozze, dico che io ho avuto la fortuna, l'onore, perché è un onore per me, di poter parlare insieme ad altri ragazzi della curva con la squadra più di qualche volta quest'anno, e ho trovato veramente dall'altra parte persone che hanno capito quello che io e gli altri ragazzi tentavamo di trasmettergli. Questa volta l'appello mi tocca farlo a due entità ben precise. Una, facciamo che è una preghiera, perché un'entità è un po' dall'altra parte, a Giove Pluvio, che ci regali una giornata di sole, veramente, sì, al comunale, perché purtroppo io capisco che chi non è malato come me, come altri ragazzi, andare allo stadio quando piove è un po' un fastidio. Quindi primo, la prima preghiera va a Giove Pluvio. E poi a tutti i tifosi, estendo tifosi e non tifosi, a tutti i cittadini di Frosinone, perché come ho detto alla squadra lo dico anche a loro, noi qui a Frosinone purtroppo non è che abbiamo un granché di cui vantarci. Se possiamo avere una cosa e la potremmo avere in futuro è la squadra del Frosinone Calcio, o meglio, l'abbiamo sempre avuta. Logicamente in tanti ci auguriamo che si possa tornare a cavalcare i fasti e logicamente della Serie B. La Serie B, sì. Quindi io invito la gente di Frosinone a tornare allo stadio. Capisco che molti, io ho la fortuna sfortuna di confrontarmi spesso con gente che tante volte faccio fatica anche a riconoscere, mi chiedono il perché di quello che mi hai chiesto tu. Io dico, sai, gli anni passano per tutti, c'è chi ha continuato a coltivare la sua passione e chi ne ha coltivate altre. Però io penso che in un momento, tra virgolette, come potrebbe essere quello di festa, io dico che finché, ripeto, siamo lì sopra, c'è da vantarsi e c'è soprattutto da difendere questa posizione. Quindi sarebbe bello rivedere uno stadio un po' più... stadio bello pieno. Eh sì. Ci sarà, come detto, anche un'iniziativa importante della società nelle prossime settimane per le ultime tre gare casalinghe del Frosinone. Fernando, vai, top e flop. Sì, vediamoci i top e i flop di questa 27esima giornata. Iniziamo dai migliori. In porta non può che non esserci Michele Mangiapelo. L'abbiamo viste prima, le belle parate che ha fatto e tante parate che ha fatto. Poi in difesa Ferretti del Benevento, bene nel primo tempo su Gessa, ha corso, ha crossato, stava anche segnando su punizione, quindi un ragazzo classe 94, è stato sicuramente tra i migliori del Benevento. Poi con Sonde del Viareggio ha tenuto bene a bada Berretta e Miccoli. Vitiello del Catanzaro, ancora una volta impiegato da difensore, ancora una volta uno dei migliori del Catanzaro. Catanzaro prende gol dal 15-18, sì. Poi Crivello del Frosinone, perché ieri secondo me ha fatto forse la più bella partita, sì, della stagione, sia l'assist in fase offensiva che in fase difensiva, è stato davvero bravissimo Crivello. Poi in mezzo al campo Galassi e Volpe della Salernitana, Salernitana che ha perso, ma Volpe è stato il migliore e tra l'altro ha fatto un grandissimo gol. Poi Frediani dell'Aquila, gol pesantissimo e bellissimo anche a Pagani. Vannucchi, che è stato l'eroe di questa 27esima giornata con la doppietta, sì, eravamo lì davanti al televisore a vedere la partita. Poi Tripoli dell'Ascoli, che finalmente va a finire nei top, ha segnato un gol su punizione, uno su rigore, tra l'altro realizzando il primo rigore sui 5 concessi dell'Ascoli, lui che ne aveva già sbagliati due, ieri non ha sbagliato e ha deciso la vittoria dei suoi. Davanti a Eusebi, anche lui è tornato al gol, ne ha fatti due, tra cui bellissimo il primo nella partita in casa contro il Barletta. Questi migliori, vediamoci adesso i peggiori. In porta abbiamo messo Liverani del Barletta, che per carità, Eusebi ha fatto un gran gol, ma ha tante responsabilità del portiere dei pugliesi. Poi dietro Martinez, Camilleri del Barletta, che ha fatto un autogol da comiche, mamma mia, Kosnic del Pisa e Pippa del Barletta, non per, non per il cognome ma per la prestazione, lo sapevo che me lo dicevi. Mm-hmm. Poi in mezzo Deli della Paganese, Cia del Pisa, Guerra del Benevento, che per carità, bravo Mangiapelo, ma almeno un paio di gol si è veramente divorati, così come Melara, ha avuto quella grande occasione nel primo tempo, fantasma, poi è sparito, Melara, sì, non ha azzeccato più una. Barraco del Lecce, che è entrato a mezz'ora dalla fine e è stato mezz'ora a litigare con il pallone, il fantasma di Barraco, che abbiamo visto l'anno scorso con la maglia della Latina, era tutt'altro giocatore. E davanti Novotny, 18esima volta nei flop, veramente non ho più aggettivi per descriverlo, mi dispiace per Novotny. Altro, fermi tutti, adesso una domanda ho io da farvi a voi. A due cronisti, al giocatore che la vive da mezzo al campo. Avete l'impressione che ho io, e colgo l'occasione, hai nominato un giocatore da Paganese, perché io sono stata l'unica trasferta a Pagani, perché sono amici, tra virgolette, perché c'è il gemellaggio con Pagani. Ho potuto notare che la Paganese ha giocato con più grinta, con più determinazione quest'anno che non ci sono retrocessioni, che l'anno scorso che c'erano retrocessioni. Attenzione, non è un sto puntando il dito contro la Paganese. Tutte le squadre, Viareggio abbiamo visto con Lecce, Ascoli con la Serenità, sì, tutte le squadre da su a giù
giocano con più determinazione di quando c'erano le ci aspettavamo infatti magari un girone di ritorno mi dai un po' più soft. Mi confermi questa? Io noto, forse sarà che non hanno peso, non hanno, sono liberi di testa. Cioè io vedo un campionato anomalo alquanto, proprio anche e soprattutto per questo. E vedo squadre che se la giocano come se fosse veramente la partita della vita in ogni circostanza, in ogni situazione. Ma io credo che, come hai detto te, non hanno niente da perdere e quindi che perdano o che vincano non cambia niente ai fini della classifica. Perché poi spesso sono squadre composte da molti ragazzi, molti giovani, retrocessioni, quindi magari mettono l'agonismo, hanno meno tasso tecnico e mettono più sulla, la buttano più sull'agonismo, come ieri la Paganese, visto che ha chiuso la partita in otto, quindi... tanto non ci sono retrocessioni, possono arrivare ultimi e che non succede nulla. Quindi non c'è quella pressione. Rivediamo insieme tutti i risultati della 27esima giornata del campionato di prima divisione. 1-1 del Frosinone sul campo del Benevento, ha vinto 3-0 il Perugia contro il Barletta. Nell'anticipo Lecce KO 2-0 sul campo del Viareggio, decisiva venerdì pomeriggio la doppietta di Vannucchi. Sconfitta del Pisa sul campo dell'Ascoli, 2-1 il finale, 2-1 del Grosseto sulla Salernitana, successo al tavolino del Gubbio 3-0 contro la Nocerina. Vince in trasferta l'Aquila sul campo della Paganese, che ha chiuso in 8. Ponte della Catanzaro è finita 0-0. Turno di riposo per il Prato, che sarà la prossima avversaria del Frosinone domenica al Matusa, per una classifica che vede ancora il Frosinone al comando, quota 52 punti, più 3 sul Lecce, più 3 sul Perugia, più 6 sul Lecce. Al quarto posto ci sono l'Aquila, Pisa e Catanzaro, poi c'è il Benevento a 39, a 37 Salernitana e Pontedera, 36 punti per il Prato, 34 per il Grosseto, 32 punti per il Gubbio, 24 per il Viareggio, 21 per il Barletta, 18 per l'Ascoli, 13 per la Paganese, chiude la Nocerina che però è stata esclusa dal campionato. Dario, Lecce ormai tagliata fuori, a meno 6. Ma quei tre punti è un attimo, magari anche per scaramanzia non lo dico, quindi la teniamo dentro. La teniamo dentro, anche perché abbiamo lo scontro diretto e poi dobbiamo riposare, quindi può essere che possa riprenderci anche, deve riposare anche lei all'ultima giornata, però calcoli alla mano potrebbe prenderci 6 punti che ha di distacco. Tra poco vediamo la nostra grafica con i prossimi impegni di Frosinone, Perugia e Lecce. Intanto flash sulle altre, occhio alle dichiarazioni di Nevio Orlandi, tecnico del Barletta, che parla del duello Frosinone-Perugia. C'è una favorita, secondo l'allenatore del Barletta. Parla anche Goretti, il DS del Perugia, di questo duello con il Frosinone. Poi Lerda, naturalmente rammaricato per la sconfitta. Insomma, flash sulle altre e poi torniamo in studio per l'ultima parte di questo primo blocco di kick-off. Abbiamo perso meritatamente perché loro sono stati più cattivi, hanno sbagliato di meno, la partita si è messa anche sui loro binari, però le palle metà-metà le hanno vinte più loro di noi. Penso che oggi il bicchiere è tutto pieno, perché c'è stata la prestazione, c'è stata la vittoria e quindi diciamo i ragazzi, la società, i tifosi, tutti meritavano questa soddisfazione e io sono veramente contento per tutto. Siamo andati quarti in classifica insieme a due squadre che una ci abbiamo lo scontro diretto in casa del Catanzaro, abbiamo battuto l'andata, e la seconda è il Pisa che dovrebbe riposare se non mi sbaglio. Perciò stiamo facendo veramente, i ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso e adesso abbiamo due partite meravigliose sulla carta, anche per la città, per la società, per tutti noi, col Perugia e col Benevento, che dirà veramente qualcosa di importante per noi. Non è stata una buona partita. Abbiamo tanti comportamenti sul campo che non sono stati corretti. E poi si poteva far meglio in tante altre situazioni, abbiamo sbagliato letture, oggi abbiamo commesso molti errori. Abbiamo trovato un Perugia nei primi 20 minuti, mi avviso contratto, nervoso, che non esprimeva una grande qualità tecnica in campo, a mio avviso. E fortunatamente poi abbiamo trovato il gol e la squadra si è un po' ritrovata, la squadra un po' migliorata. Quando le cose andavano molto bene ci dicevamo bisognerà stare con la testa e con la serenità, con l'equilibrio nel momento in cui ci ritroveremo, perché il calendario poteva prospettare questa situazione con 5-6 punti sotto il Frosinone. Allora lì dimostreremo se avremo l'equilibrio per crescere, per migliorare come società, come squadra, un po' sotto tutti i punti di vista. E questo momento è arrivato e dovremo essere bravi nel gestirlo.
Credo che alla fine, diciamo, sono due squadre molto competitive che hanno dei valori in campo tecnici e tattici importanti, che possono arrivare entrambe alla fine, quindi una delle due essere in assoluto la protagonista che salga direttamente. A mio modo di vedere, forse, ma non è assolutamente né per simpatia o per antipatia per un'altra, lo dissi all'inizio del campionato, l'ho ribadito verso la metà e credo che il Frosinone abbia qualcosina in più, almeno sotto il profilo della forza d'urto in avanti. Meglio il Frosinone del Perugia, così Nevi Orlandi, siamo in ritardissimo, facciamo così, ci vediamo l'esperto Fernando e poi chiudiamo il primo blocco. Esperto che è capitato proprio a pennello, perché nella giornata dei portieri abbiamo fatto fare l'esperto ad un portiere, che adesso purtroppo poverino quest'anno è senza squadra, è ancora svincolato, però ci ha fatto da esperto per la gara tra Benevento e Frosinone, sentiamocelo e torniamo più tardi. Esperto, ci vediamo dopo, vai. Allora, con il nostro amico Domenico, subito dopo il pareggio tra Benevento e Frosinone. Domenico, ti è piaciuta la partita? Sì, è stata una bella partita, combattuta da entrambe le parti e ci sono state delle occasioni veramente clamorose da una parte e dall'altra, dove i portieri si sono impegnati e hanno fatto veramente vedere uno spettacolo favoloso. Infatti, secondo me, migliori in campo i due portieri da una parte e dall'altra, perché gli attacchi sono stati sì molto, molto bravi, molto completi, molto veloci soprattutto nelle ripartenze, ma i portieri hanno dato il meglio di loro oggi, quindi è stata veramente una grande prova dei portieri. Poi i portieri, tu che sei un portiere, insomma, li conosci bene. Sì, no, li conosco bene da una vita, quindi sono stati i miei compagni di squadra. Secondo te un punto guadagnato o due punti persi? No, assolutamente un punto guadagnato. Un punto guadagnato perché è un campo difficile, è un campo dove il pubblico si fa sentire, giocare al sud è sempre molto complicato. E un punto guadagnato a tutti gli effetti, perché questa è una squadra che nei playoff farà sicuramente vedere di cosa è capace e speriamo, ecco, che nei playoff non la incontreremo, perché sarebbe veramente una grossa difficoltà per tutta la squadra e per tutta la città, che spera in questa promozione fino alla fine. Oli raffinati per un ambiente pulito. Eneracque, soluzioni per l'ambiente. www.eneracque.it. CTO, costruzioni tecnologiche Ottaviani. Francesco De Angelis vi invita alla visione di Focus Politica. Gruppo Zeppieri Costruzioni propone in vendita in affitto a Frosinone appartamenti del complesso residenziale La Botte in via Mastruccia e di Colle del Sole in via America Latina a prezzi promozionali con pagamenti personalizzati e a zero provvigioni. Per tutte le altre proposte immobiliari visita il sito www.gruppozeppieri.com. Gruppo Zeppieri Costruzioni, affidabilità, competenza, rapidità ed efficienza. Hai bisogno di un matrimonio perfetto? Fatti un regalo e scegli il Made in Italy. Qui al Centro Casa Sposi offriamo tutto per l'arredo della tavola, arredo casa ed oggettistica da regalo. Prodotti della linea Love Tiffany, Baci Milano, Barazzoni, RCR Cristalleria, Bialetti e tanti altri ancora.
Nel centro casa sposi, inoltre, puoi trovare piccoli e grandi elettrodomestici della linea Kenwood, Samsung, Hotpoint. Ancora non vi basta? Per gli sposi un buono del 5% sul totale regalato e nessun obbligo di acquisto sull'invenduto. Venite a trovarci presso il nostro punto vendita a Patrica, Frosinone, via 4 strade 66. Tanti nuovi negozi, tante emozioni in più. Lo shopping del Centro Le Grange ti aspetta con ancora più scelta. Una grande galleria specializzata per i tuoi acquisti, con un ipermercato, 7 megastore e 50 negozi. Centro Commerciale Le Grange, a Piedimonte San Germano, sempre aperto, con orario continuato. Fino al 14 marzo, grande concorso nuovi e vincenti. 8 e 9 marzo, Golosando, Fiera del Dolce. 15 e 16 marzo, Auto Universo Show. Scopri di più su www.cclegrange.it. Vediamo ora come se la cava Giulia Agostinetto nelle vesti di istruttrice, erroneamente spesso diciamo di giornalista prestata alla pallavolo, ma in realtà no. Tiro da tre punti che ovviamente è rilevante, due bombe di Forai da una parte, 0 su 4 dall'altra. Camilla, dopo il time out. Sì, Fabio Corbani ha chiesto soprattutto... Viscolube. Oli raffinati per un ambiente pulito. Eneracque, soluzioni per l'ambiente. www.eneracque.it. CTO, costruzioni tecnologiche Ottaviani. Immagini più belle di Dario Biasi con la maglia del Frosinone aprono la nostra seconda parte di Kickoff. Dario, ho controllato oggi, hai fatto 5-6 gol in carriera soltanto. Vabbè, sei un difensore, uno con la maglia del Frosinone. Lo rivediamo insieme perché è stato anche un gol molto importante, quasi un gol storico, un gol decisivo nel successo del Frosinone contro il Torino nell'ultima stagione di Serie B. Eravamo nel marzo del 2011, il Frosinone al Matusa batte 1-0 il Torino con questa azione stile rugby, insomma, vanno tutti verso la porta. Poi arriva il sinistro di Dario Biasi che regala il successo al Frosinone. Il Matusa era pieno, Massimo, hai visto? Secondo me ti meno. No, dai, no, dai, chiamo Rolando se mi tocchi. Gioca di diplomatico. Ok, va bene. Quindi stiamo rivedendo le immagini del gol decisivo realizzato da Dario Biasi contro il Torino. Dario, tra poco ti tocca la partita alla PlayStation. So che insomma non sei informissima, diciamo, la mettiamo così. Prima però c'è il nostro Stefano Barletta con la sua splendida rubrica Kickbox, in cui paragona il nostro ospite Dario Biasi questa sera ad un grande della box. Ci vediamo, Stefano Barletta, e poi torniamo perché giochiamo alla PlayStation Frosinone Prato. Vai! Dario Biasi è un difensore ben strutturato fisicamente, mancino di piede e dotato di una discreta tecnica. Per questo il paragone con un pugile fa pensare ad un boxer con le stesse caratteristiche: tecnico, roccioso pur non gareggiando in categorie di peso importanti, e soprattutto abile con il pugno sinistro. E il miglior sinistro degli ultimi tempi, degli ultimi decenni, è stato sicuramente Joe Calzaghe. All'anagrafe Joseph William Calzaghe, un pugile gallese ma di origine sarda. Calzaghe è stato uno dei più importanti a cavallo tra gli anni 90 ma soprattutto negli anni 2000, è stato 4 volte campione del mondo sia nei pesi supermedi, con un titolo alla fine, il titolo The Ring, conquistato nel 2009, quindi alla fine della sua carriera nella categoria dei pesi medio-massimi. Il soprannome di Calzaghe era Italian Dragon, drago italiano, proprio in virtù delle sue
origini, delle sue origini italiane. Dà uno score che è praticamente impressionante, 46 volte è sceso sul ring in tutta la sua carriera e 46 volte ha vinto, con 32 incontri finiti ben prima del limite. Lo vediamo, Calzaghe è molto abile, era molto abile con il pugno sinistro, dotato anche di una buona potenza, per il fatto che combatteva nei supermedi oppure nei medio massimi, quindi categorie di peso importanti ma non ancora elevatissime. Ci ricorda Biasi che è alto, sicuramente ha una buona struttura fisica, ma non, diciamo che non è quello che si potrebbe considerare propriamente un difensore roccioso. Ritornando a Gio Calzaghe, ha detenuto diversi titoli nella sua carriera, soprattutto le corone mondiali che ha ottenuto, le ha ottenute praticamente in tutte le sigle, dalla WBO alla IBF, alla BBC e alla WBC e alla WBA. Si è ritirato nel 2009 ed ha ottenuto come sigillo di una carriera importantissima l'appartenenza all'ordine dell'Impero Britannico, che è una delle onorificenze più importanti della corona inglese, della Gran Bretagna. Sicuramente un paragone importante, perché parliamo, come detto, del mancino più forte degli ultimi decenni, ma soprattutto di un campione che ha davvero vinto tutto e che sia di buon auspicio per Biasi, che sta in una fase del campionato nella quale potrebbe ottenere anche lui un traguardo davvero prestigioso, e noi ce lo curiamo. Non ce la fa più a trovare i pugili dopo 27 puntate, no, Fernando, poverino. Ormai a trovare questa sera è arrivato al pugile kazako, un mancino, il più forte mancino degli ultimi 20 anni. Siamo pronti per la gara alla PlayStation, Frosinone Prato. Prima però, caro Dario. Massimo, ma tu sei più. No, ma io stavo pensando, ogni tanto non si può fare un Monopoli, una cosa... No, niente. Per forza niente. La PlayStation. Monopoli è vecchio Massimo, okay. Dai. Prima della partita però, caro Dario, noi abbiamo chiesto un po' in squadra, se sapevi giocare alla PlayStation. Allora, il nostro amico, il tuo amico Robert Gucker, insieme a Davide Bertoncini, ti ha regalato delle indicazioni per giocare meglio alla PlayStation. Allora, in pratica, questo è il joystick della PlayStation con i tasti. Ogni tasto corrisponde ad una cosa che puoi fare, insomma. Allora, tasto 1, dribbling, finte e numeri. Meglio non usarlo, ti suggerisce Robert. Tasto 2, oddio, non ci leggo più. Cambiamenti tattici in partita, qui ci pensa il mister. Tasto 3, corsetta, mi sembra il minimo, suggerisce sempre Robert insieme a Bertoncini. Poi puoi selezionare un altro giocatore. Protezione della palla per il tasto 5, qui esce l'esperienza che c'è in te, ti suggerisce Robert. Poi abbandoni la partita, puoi usare anche un tasto per abbandonare la partita, cosa che a volte succede negli allenamenti contro Robert Gucker, così dice lui. Scattare con moderazione, suggerisce Robert, perché altrimenti c'è il rischio stiramento. Anche cattivello, Robert, bravo. Passaggio filtrante, qui ci pensa Gucker, naturalmente, se la canta e se la suona, come diciamo noi. Crosso scivolata, qui ci sei, usala, quindi ti suggeriscono Robert e Davide Bertoncini. Crosso scivolata, ok. Anticipo, che è il tuo pezzo forte, ma anni fa, dicono loro. Ah, bene. Passaggio semplice, questo lo sai fare, ti vogliamo bene, Robert e Bertoncini. Questo è il messaggio che ti lanciano. Hai un bel rapporto con Robert, Dario? Sì, un po' con tutti ho un bel rapporto. E poi con Robert... Sì. È un po' il tuo figlioccio, dai. Ma sì, mi diverto, perché l'altro giorno parlavo, mi diceva che fate questa partita, ecco che becco pure gol subito. E vai, Frosinone subito in vantaggio, sì, bravo Fernando. Ho fatto subito l'assist per Davis. Parlavate quindi questa partita? No, mi diceva appunto, mi aveva messo già la prova. Ti aspettavi quindi qualcosa? Aspettavo la partita alla play. Anche dai. Se è 10 anni ormai che non gioco, quindi... Ah, vabbè, quindi sei meglio di Carrus, dai, meglio, meglio di Carrus, che insomma non ha giocato benissimo la sua partita alla PlayStation. Dario, tu sei arrivato a Frosinone nel gennaio del 2011, quindi nel mercato invernale dell'ultima stagione in Serie B del Frosinone. Com'è stato per te l'impatto con la Ciociaria? Arrivavi dal Cagliari, se non sbaglio. Beh, sicuramente positivo. Ci siamo trovati bene qui, io e la mia compagna. Tra l'altro... è nata anche nostra figlia e aspettiamo un bimbo che nascerà a maggio. E spero quindi di festeggiare. Facciamo tutta una festa, insomma. Di fare tutta una festa, sì. Dario, è l'anno buono? Cioè, può essere l'anno buono questo del Frosinone? Ma me lo auguro, penso di sì, perché abbiamo una rosa molto forte. E soprattutto i nuovi arrivati sono dei ragazzi eccezionali, ragazzi che si sono inseriti subito bene, hanno un carattere forte,
hanno voglia di arrivare e quindi va dato atto alla società del lavoro fatto. Tu, Dario, sei tornato protagonista, sei tornato titolare dopo diversi mesi per via di un infortunio e sei stato fermo. Quanto è dura stare fuori, soprattutto quando insomma le cose vanno bene, cioè, si crea entusiasmo, quanto è difficile non giocare, insomma? No, star fuori è veramente dura, soprattutto star fuori anche per l'infortunio che quest'anno, insomma, purtroppo è stato il ginocchio È dura, è stata veramente dura. Infatti domenica scorsa è stato quasi un peso essere ritornato, cioè essermi tolto questa soddisfazione di tornare in campo e di... perché perdi anche un po' di fiducia, perdi un certo. po' di... Di autostima magari. Sì, di autostima. Poi insomma il bello del calcio insomma, è giocare, è bello avere... Cioè quello che provi nella partita è... Avere anche la pressione, insomma, di giocare queste partite. Sì, sì, infatti è la cosa più bella. Dario, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Davide Carrus una settimana fa. Sei uno degli elementi più esperti, uno dei senatori di questo Frosinone. Qual è il consiglio da dare ai giovani, ai tanti giovani bravi che è il Frosinone? Penso appunto a Robert, a Bertoncini, ma anche a Tobelli, Gori, Paganini, Frabotta, tutti quanti. Qual è il consiglio da dare a loro per una grande carriera? Ma sicuramente è quello di crederci sempre, quello di non mollare mai, di ascoltare i suggerimenti dei compagni più anziani, diciamo. E... Mi sei messo tra i compagni più anziani, Dario. E soprattutto di ascoltare sempre l'allenatore, di prendere insomma un pochino da tutte... di prendere un po' di qualità da parte di tutti. Dovessi, Dario, scommettere su uno di questi ragazzi, su chi punteresti le tue fish? Ma sicuramente Robert è un ragazzo che ha tutto per sfondare, per arrivare nel calcio vero, nel senso di arrivare in Serie A. Poi c'è insomma lo stesso Altobelli, Paganini, sono tutti ragazzi che hanno... delle qualità incredibili, sono umili, hanno voglia di lavorare, hanno voglia di migliorarsi, chiedono sempre consiglio e quindi penso che questi, insomma, senza nulla togliere agli altri, sono quei ragazzi che in questo momento... Hanno qualcosina in più, insomma. Hanno, sì, ma anche perché un ragazzo quando magari non gioca perde anche fiducia e si fa anche un po' più dura. Loro stanno giocando, hanno quel qualcosa in più. Sì, hanno acquistato sicurezza, hanno acquistato fiducia in loro stessi e quindi secondo me possono ambire a arrivare... A palcoscenici importanti. Senti Dario, per quanto riguarda la tua carriera, hai giocato quasi 6 stagioni con il Verona, che è un po' insomma la squadra della tua città. E quella, sono quelle le pagine più belle della tua carriera, le sei stagioni con la maglia del Verona? Ma sì, sicuramente giocare con la squadra della propria città dà qualcosina in più. Sì, ti spinge sempre a dare quel qualcosa in più, anche se poi no, sinceramente non stacchi mai, perché vivi, essendo di Verona, vivere a Verona la vivi intensamente. Poi un'altra parentesi bella è stata... Cesena, Sì. Dove hai fatto il doppio salto C, B, B, A, quindi hai vinto 2 campionati. Sì, infatti dove l'ultimo campionato vinto è stato lì a Cesena, quindi è stato insomma, 2 anni pieni di soddisfazioni. A Cesena, Dario, hai incrociato anche Bisoli, un allenatore con cui hai avuto insomma un grande rapporto. Sì, sì, con il mister, cioè, mi sento tuttora... una persona che mi ha cambiato, mi ha aiutato a capire l'importanza dell'allenarsi sempre a forte durante la settimana, di credere sempre in me stesso e una persona che mi ha dato tanto. C'è stata, Dario, la possibilità di tornare a Cesena quest'estate? Sì, quest'estate c'è stata la possibilità, mi ha chiamato il mister e poi per insomma... per un motivo o per un altro non si è concretizzato. Io sono felice di essere rimasto a Frosinone e spero di contribuire
a portare Frosinone in Serie B. Hai giocato in tutte le categorie, Dario, manca però una presenza in Serie A, hai avuto un paio di occasioni a Cagliari, però questa presenza non è mai arrivata, è un grande rammarico. Bah, si vede che doveva andare così, nel senso che purtroppo non sono riuscito a giocare, e ormai insomma non è che si può vivere di ricordi. Sì, mi dispiace perché sai, provare l'emozione di giocare in Serie A penso che sia... Non sia insomma, il sogno di tutti. Sì, insomma. È sogno, però è andata così in un'altra vita. Dario, sei scadenza di contratto, se non sbaglio. Che succede a giugno? Non lo so, adesso insomma vedo... deciderà la società. Io, come ho detto prima, qui mi trovo bene. Penso che anche in base a come andrà questo finale di stagione, poi insomma, la società deciderà da farsi. Dario, noi ti auguriamo insomma tantissimi altri anni di carriera, ma dopo che farai? Ci hai pensato a quello che farai una volta appesi gli scarpini al chiodo? Sì, sto pensando. Mi piacerebbe rimanere all'interno nel mondo del calcio perché mi piace... mi piacerebbe allenare, uh-huh, fare parte di uno staff, anche se sai, è una cosa che devi provare perché vista così, cioè detta così, non sai se sia una cosa che ti può piacere o sei in grado di fare, quindi sì, dovrei provare. Su Stellone te l'aspettavi, Dario, di ritrovarti l'allenatore? Ma già quando giocava, anche se era l'ultimo anno qui, vedevi che c'era questa grossa personalità, quando parlava poco, ma quando parlava coglieva sempre l'argomento giusto. Uh-huh. E, sinceramente subito non me l'aspettavo. Poi sai, quando passi dall'altra parte, diventi allenatore, devi cambiare, cambi per forza. Il mister, secondo me, può arrivare a... Può fare qualcosa di importante. No, può ambire sicuramente ad allenare in Serie A perché ha tutte le qualità e tutte la personalità per potersi allenare. Potete tornare a posto. Dario, ti faccio un'ultima domanda. L'ultimo pensiero prima del kick-off, prima del calcio d'inizio, ogni domenica, palla al centro, qual è? A chi va il pensiero, l'ultimo? Pensiero alla squadra. Pensiero alla squadra che... Già domenica, secondo me, abbiamo una partita fondamentale, importantissima e dura, perché il Prato non ha nulla da perdere. Noi abbiamo speso tanto ieri, sia a livello fisico che mentale. Dovremmo essere bravi a far nostra la partita da subito. Sarà una partita difficile. Spero che, come avete fatto più appelli voi, domenica ci sia lo stadio pieno. Perché abbiamo bisogno di tutti, in questo momento mancano poche partite, i margini di errori sono pochissimi e quindi già la domenica dobbiamo vincere. Dario, usciamo un attimo dal pianeta calcio perché ti abbiamo fatto una sorpresa, te la facciamo vedere, vai! Caro papà, tra un po' sarà la tua festa. E per questa occasione ti voglio ringraziare per tutto quello che fai per me. Perché anche se torni stanco dall'allenamento, giochiamo sempre insieme. Perché sei premuroso, perché mi dai tanti baci, perché mi fai sempre ridere e perché gli occhi della mamma sono sempre felici grazie a te. Tra poco arriverà anche il mio fratellino. Lui ancora non sa quanto è fortunato ad avere te come papà. Ma non ti preoccupare, glielo dirò io. Ti voglio tanto bene, Mia. Ciao, papà. Dario, era la voce originale di Mia. Infatti mi sembra emozionante. Ringrazio Consuelo, la mia compagna, perché ci ha messo lo zampino. Devi ringraziare lei, infatti, Dario, devi ringraziare assolutamente lei. Bellissima sorpresa. Sta arrivando il fratellino, nome ci hai pensato già, Dario? Pietro. Pietro, quindi a maggio arriva Pietro, magari anche la Serie B, lo diciamo a bassa voce, Massimo? Sei un boss anche tu, che è successo? No, stavo pensando che è bello, vedi, io dico sempre alla gente che viene allo stadio che Frosinone in certe occasioni può regalare veramente delle forti emozioni.
questa è la riprova che conosciamo magari giocatori solo da dentro al campo. Sì. Io ho sempre detto che sarebbe bello anche se si potessero vivere fuori dal campo, perché uno ha sempre queste immagini di giocatori visti come dei, come gente. Invece io vorrei tanto che i giocatori da tutte le categorie, dalla Serie A alla fine alla Lega Pro, si umanizzassero, perché secondo me questo sarebbe la migliore pubblicità per avvicinare i giovani al calcio, perché loro, come tutti, hanno le loro emozioni, hanno i loro sentimenti, e loro nel loro, in mezzo al campo, noi da sulla curva o dai distinti, anche noi mettiamo in campo ogni domenica, o meno tentiamo di mettere in campo le nostre emozioni. Io continuo a dire che solo con un'unione di intenti e soprattutto di crederci tutti quanti insieme, voglia di primeggiare, perché loro sicuramente si augurano di andare in Serie B, perché un domani possano magari ambire chi alla Serie A, chi in altri lidi, chi io mi auguro col Frosinone. Ieri facevo l'esempio di Maglietta, che se uno, sì, penso che chiedesse a voi o a chi, a me, se pensava che Maglietta arrivasse in Serie A, non so quanti, sì, avrebbero infatti risposto così. Quindi secondo me, io dico sempre, io prima di morire vorrei vedere il Frosinone in Serie A. Se mi dicessero qual è il tuo ultimo desiderio, sì, la prima la famiglia, poi però ci sta il Frosinone in Serie A. Quindi io penso così, se ci ammaliamo tutti un po', non a livelli medi, Frosinone, magari, ecco, di spingere questi che sono alla fine, sono ragazzi come tutti gli altri, siamo solo esseri umani come noi. Quindi ecco, mi auguro che questa sia la migliore pubblicità per dire ragazzi, domenica correte allo stadio, perché oltre che i giocatori ci sono i genitori, ci sono i padri che si augurano un futuro migliore sia per loro che per i loro figli. Dario, puoi andare a firmare la maglia del Frosinone? Gli abbiamo tolto la parrucca al manichino. Però la domanda te la devo fare io, ma a Google ci parli in austriaco, in italiano e in dialetto ciciaro? Perché ho scoperto che Robert sa molte cose in dialetto ciciaro e alcuni vocaboli da punta di diamante, tipo che ha fatto fra, queste cose qua. Sì, queste cose ormai le sta imparando bene. Ecco la firma di Dario Biasi sulla maglia del Frosinone. Fernando, dimmi tutto. Sì, ci sono un po' di messaggi che sono arrivati mentre giocavamo. Tra l'altro, Frosinone Prato è finita 3-0. Ah, doppio. Bene, quindi hai vinto, bravo. Dai, ok. Speriamo finisca così anche domenica. Anche se giochi con un bambino delle giovani del Frosinone, non è vero. Tu giochi con la stessa infamità. No, non è vero. Con calcio ho vinto 1-0. Occhio infamità, domani Rolando. Peggio di Carlos. No. No, ti vediamo bene, Carlos, è impossibile. Non so se Aldo... No, Aldo è quello Aldo. Giovanni, quando ha tre uomini nella gamba, prende il bambino, capito? Che fa le capriole alla Grilla, sì. Vai, Bernardo. Allora, parliamo dei tifosi, Massimo. Ci ha mandato un messaggio Alessio. Bisogna far sentire il calore alla squadra. Bisogna star vicino ai ragazzi anche durante gli allenamenti. Quindi, perché non fare un allenamento a porta aperta al Matusa almeno una volta alla settimana? È successo. Sei un d'accordo? Po' in settimana qualcosina è successo. Io sono d'accordo. Giriamola a lui che la gira al mister Stellone e magari facciamo questa proposta. Da qui la lanciamo. Io ho sempre detto che è fondamentale che loro sentano il calore di Frosinone, perché il cuore pulsante di Frosinone è il Matusa, e quindi poi lasciamo perdere, ragazzi, io dico sempre la gente che critica, perché tanto quella c'è, ci sarà sempre, ma chi vuole bene veramente al Frosinone vive per il Frosinone, quindi è una bella idea, la giudico una bella idea. Ci sono altri messaggi, Fernando? Sì, ce n'è arrivato uno via mail che ci ha portato la nostra valletta fantasma prima della fine della trasmissione. Allora, ieri a Benevento non ho capito il cambio di Curiale e non di Ciofani. Forse è stanco, voto 7 per l'impegno e sacrificio, voto 3 per rifinitura sotto porta. Io leggo testuali parole. A questo punto non ho arrivato Viola. A che punto è? Neanche 15 minuti è buono? Paganini conferma il mal di trasferta. Ottimo l'ingresso di Carlini, eccetto quel sonno in area negli ultimi minuti. Rossi in diretta aveva convalidato, ma il segnalino ha mandato l'input negativo. Per Massimo, domenica curva piena. Sì, però posso dire una cosa. Come no? Vai. Posso dire una cosa? Io ieri ho detto a una persona, lo sai perché il calcio è il sport più bello del mondo e soprattutto il più seguito? Perché sono tutti allenatori. Però 54.000 allenatori. 54.000, se tu prendi le bocce, non tutti che capiscono di bocce, pochissime, quindi non sono allenatori. Se prendi anche già il tennis, se prendi il calcio, sono tutti allenatori. Io da un po' di tempo a questa parte non mi pronuncio sui cambi, mi pronuncio sulla tattica che certe volte potrebbe essere cambiata in corsa, non dei giocatori in sé per sé, perché la fortuna dei giocatori la fa a volte gli allenatori, la fortuna degli allenatori la fa a volte i giocatori.
Quindi certe volte, io l'ho detto già a mister Stellone, io certe volte la cambierei, quella tattica del 4-3-3, soprattutto contro squadre che mettono 5 uomini a centrocampo. Poi chi mettere non lo so. Domenica c'è la sfida a Prato, su Viola sta bene, faceva già parte della lista dei convocati per il match di Benevento, quindi tornerà sicuramente a piena disposizione di Roberto Stellone per le prossime gare. Stiamo vedendo gli highlights della gara di andata. Dario, è una partita che tu temi particolarmente, questa con il Prato. Ma temo per quello che ho detto prima, nel senso che... Loro si chiuderanno dietro, sarà... Sì, poi noi ieri abbiamo speso tanto... Anche un po' più di pressione, credo. Sì, ma poi anche, ti dico, a livello mentale sia fisico abbiamo speso molto ieri, quindi dobbiamo essere bravi a ricaricare subito le energie. Poi, come ho detto prima, loro non hanno nulla da perdere e noi invece dobbiamo solo vincere. Massimo, tu che partita ti aspetti domenica? Frosinone Prato. Torna Zappino. No. No, lo metti in panchina. No. No, scherzo. Darditi. Una partita d'Arditi, perché l'altro anno, purtroppo, io sono più spaventato per quello che ho visto l'altro anno che questo, quello che non ho visto quest'anno, perché non c'era a Prato. Però mi ricordo un Frosinone Prato dell'altro anno che ci hanno messo in seria difficoltà. Sì, sì. Perché avevano 5 uomini a centrocampo. Io mi ricordo che 3 volte mi sono girato, infatti mi dicono a me: ma come fai tu ogni volta che non guardi la partita? 3 volte mi sono girato e io 3 volte ho notato questa cosa, che erano in superiorità numerica a centrocampo. Quindi una partita d'Arditi, perché ragazzi, lo ripeto, non possiamo sentire più la pressione, non possiamo sentire più la paura. Oramai c'è solo da andare, punto. Bisogna andare. Poi dove andremo non si sa, però bisogna andare. Bisogna togliere le ancore, spiegare le vele e andare. E andare alla grande. Fernando, alla gara dell'anno scorso, chi ha segnato nel Prato? Ha segnato Tiboni. Tiboni. Ti lanci un c'era assist anche a te. C'era entrata, anche all'andata. Sì. Tiboni perché è stato Tiboni protagonista. Ha fatto i danni. Tiboni è stato protagonista di un episodio alquanto singolare. Mercoledì è uscito in un locale di Milano, ha conosciuto una ragazza senegalese, l'ha portata a casa, hanno fatto quello che dovevano fare, poi questa bella ragazza gli ha chiesto i soldi, quindi Tiboni dice di non aver capito che fosse una escort, questa si è messa ad urlare perché Tiboni non gli voleva dare i soldi, ho letto l'articolo, eccolo qua, e quindi sono arrivati i carabinieri, quindi Tiboni che adesso è alla Pergolettese, non è stato convocato, adesso è fuori rosa in attesa di provvedimenti disciplinari. Ah, quindi non gioca col Prato? No, è andato via a gennaio. Mandavamo altre 10 ragazze a Prato. Possiamo mandarcele comunque. Vediamo insieme il programma del prossimo turno, perché siamo in ritardissimo, siamo in chiusura, il Frosinone attende al Matusa il Prato, gara importantissima. Non ci sono né anticipi né posticipi, per cui tutte le gare si giocano domenica, calcio d'inizio alle ore 14.30. Tra poco, tra l'altro, ci sarà anche il cambio dell'ora, si inizierà finalmente a giocare anche alle 15. Andiamo allo stadio con più calma. Le altre partite, c'è il Perugia che va sul campo dell'Aquila. L'Aquila che forse va meglio fuori casa, però insomma speriamo che faccia questa grande partita contro il Perugia. Il Benevento gioca sul campo del Pisa. Il Pisa non ci sarà Arma, per cui squalificato importante. Per quanto riguarda il Lecce, l'ho persa, dove gioca? In casa contro il Pontedera. Turno di riposo. In casa il Pontedera. Dillo, ci sta. Vabbè, io dico le statistiche, Dillo. Massimo, poi la butto lì, speriamo, magari l'Aquila vince 3-0, magari, assolutamente, io sono contentissimo. Il Lecce quindi gioca in casa con il Pontedera, turno di riposo per chi? La Nocerina contro chi doveva giocare? Contro la Salernitana. Ah, torniamo a Nocerina Salernitana, gara che non si gioca, successo 3-0 a tavolino per la Salernitana, siamo in chiusura. Il Barletta gioca in piazza. Il Barletta si allena in piazza questa settimana, è vero, sì, si allena in piazza. Altra cosa alquanto curiosa, non gli hanno rinnovato la concessione dello stadio, quindi il presidente ha detto che tutta la settimana si allenano durante in mezzo alle strade del paese, quindi pensate. Chiediamo a che punto anche stanno questo a Barletta di far allenare la squadra in strada, dai, scherzi a parte. Poverini quelli del Barletta. Questa è la grafica relativa ai prossimi impegni di Frosinone, Perugia e Lecce. Prima della sosta il Frosinone sarà atteso dalla trasferta di Gubbio, poi sfida interna contro la Salernitana, 2 trasferte per il Perugia, l'Aquila e Ascoli, 2 anche per il Lecce, Prato e Grosseto, Lecce che dovrà giocare contro la Nocerina, quindi ha già in pratica 3 punti in più in classifica, già a 49 il Lecce. Siamo veramente in chiusura perché siamo in ritardissimo, risultati del settore giovanile, ha vinto la Berretti di Marsella in rimonta 2-1 contro l'Arzanese, decisive le reti di Carlini e Necce, entrambe in prossimità del 90esimo, quindi successo importante per la Berretti che sabato riposa, tornerà a giocare in casa sabato 22 contro l'Aprilia. Dario, grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo naturalmente per la carriera, aspettiamo naturalmente Pietro, aspettiamo anche la promozione in Serie B, ringrazio Consuelo, un bacione grande a Mia, Massimo grazie. Grazie a voi. Noi ci rivediamo presto. Fernando, grazie. Ci vediamo venerdì.
Peccabile, non mi sono dimenticato niente. Bravissimo, infatti guarda, non mi hai fatto scrivere cartelli, niente bravissimo. È questa giacca che fa la differenza, Massimo. Low lights in chiusura, le immagini più belle raccolte dal nostro Luca Versa, poi subito dopo c'è la partita, c'è Frosinone Benevento, è una bella partita, quindi guardatevela. Poi ci vediamo venerdì per l'anteprima e domenica al Matusa. Grazie, buona serata. Arbitro è Riccardo Ross di Pordenone che torna a dirigere una gara del Frosinone. Ha già il fischietto in bocca, kick off, è iniziata a Benevento, Frosinone cerca subito Guerra, ancora Ferretti, può andare con il mancino, arriva il cross in aria, libera bene Robert Gucker, poi Daniel Ciofani, Gucker a Ghiei, vince il duello a Ghiei, palla in area di rigore per Evacuo, riesce a girarsi, Mangiapelo, una gran parata di Michele Mangiapelo che ha detto no alla conclusione violenta di Felice Evacuo, attacca Guerra, lo aspetta Biasi, ancora Guerra in area di rigore, Guerra, palla larga per Merala, solo avanti al portiere, Melara, Mangiapelo, straordinario, ancora Melara, Mangiapelo prova a chiuderlo, Melara, la porta è vuota, Gucker riesce a respingere, ancora Melara, spazza via Biasi, che occasione per il Benevento, palla leggermente alta per la testa di Daniel Ciofani, Piscitelli va subito a rilancio, Bertoncini stavolta è attentissimo e chiude, palla nel cerchio di centrocampo per Robert Gucker, occhio Robert non la perdere, bravo, su Biasi e Bertoncini, quindi Negro va a cercare Melara, chiusura di Crivello, Bertoncini bene di testa su Doninelli, non c'è fallo dice Ross, quindi facilitato l'intervento di Mengoni, palla larga Matteo Ciofani in anticipo su Negro, di forza Matteo riesce a passare, lo tiene Negro, calcio di punizione per il Frosinone, giallo per Michael Negro, ha applicato alla lettera il regolamento Riccardo Rossi di Pordenone, palla in avanti per Curiale, l'anticipo di Padella, poi Gucker calcia con il destro, viene fuori un passaggio per Daniel Ciofani, Gessa può andare al traversone, salta Ferretti, ancora Gessa, si accentra, calcia con il mancino, palla alta di un soffio sopra la traversa, ottima giocata di Andrea Gessa, l'abbiamo chiamato e si è fatto vivo subito, appoggio per Gessa, torna sul pallone Gessa, fa un'ottima giocata, ancora Mengoni due volte, una serie di sportellate tra Daniel Ciofani e Mengoni, poi che controllo e che giocata di Daniel, quasi alla Ibrahimovic, appoggio in avanti per Curiale, ancora Daniel Ciofani, palla larga per Gessa, è andato dentro Frara, Gessa va al cross, Mengoni riesce a liberare, va lungo Padella, Biasi Guerra, Guerra riesce ad agganciare, poi Biasi scivolata su Melara due volte, bravo Biasi che poi è stato toccato duro, calcio di punizione in favore del Frosinone, Crivello è pronto a battere, lascia poi a Dario Biasi. Bravo Biasi, era in ritardo e è riuscito a prendere non solo il pallone di testa ma poi addirittura a tenerlo da terra e a farsi far farlo da Melara, bravissimo Biasi in questa giocata. Crivello, Gessa, Gucker, Altobelli, Frara, Curiale, Ciofani, è iniziato il secondo tempo, pallone dentro di Negro, c'è una deviazione, Curiale alza il pallone, c'è l'uscita di Mangiapelo, malinteso con Daniel Ciofani, poi la battuta di Aghiei, Mangiapelo, una parata straordinaria di Michele Mangiapelo, ma era netto fuori gioco Evacuo, non l'ha visto l'assistente, calcio d'angolo ancora in favore del Benevento, che parata Mangiapelo, Evacuo va da Seliak, ottimo Crivello, in anticipo su Melara, parte Crivello, ancora Crivello, fa fuori anche Aghiei come un treno, Roberto Crivello e giallo per Aghiei, no, ha fatto fallo il numero 4 del Benevento e giallo che arriva, mi ha sentito qui Rosse, ancora Matteo Ciofani, palla ancora per Curiale, Aghiei chiude, quindi Crivello la mette giù nel cerchio di centrocampo e poi con il destro va la sventagliata precisa per Gessa, un gran pallone, lo insegue Gessa, ancora Ferretti si ferma, va al cross con il destro, Mangiapelo a pugni chiusi, l'azione ancora viva, conclusione di Negro, doppia deviazione, ancora Mangiapelo straordinario su Guerra, altra prodezza del numero 1 del Frosinone, Ferretti gran giocata, tunnel su Gessa, Ferretti va al cross, Bertoncini spazza via, poi Gessa di testa non benissimo, alla fine libera Gucker con l'aiuto di Daniel Ciofani, ancora Guerra, palla larga per Ferretti, Ferretti entra in area di rigore, Ferretti va al cross, Guerra, Mangiapelo, straordinario, poi Aghiei, deviazione da parte di Campagnaccio e palla sul fondo, Michele Mangiapelo oggi è fantastico, è insuperabile, ancora Melara si accentra, adesso va al cross direttamente in area di rigore sul secondo palo, Mangiapelo è bravissimo su Campagnacci, ha preso anche un colpo il portiere del Frosinone che adesso è a terra,
Aghiei, insiste ancora il Benevento, Aghiei, break di Gucker, ripartiamo noi, Frara, riparte Frosinone, occhio che siamo in superiorità numerica, ancora Frara, l'appoggio per Carlini, movimento di Daniel Ciofani in mezzo, ancora Carlini, insiste qui a sinistra, Carlini, duello con Padella che lo chiude, angolo in favore del Frosinone, bravo Max, tiro dalla bandierina importante per il Frosinone, che arriva al minuto 42, 10 secondi alla fine, ci sarà forse un supplemento di recupero per i crampi giunti a Matteo Ciofani, no, si gioca, Frara può andare al cross, palla dentro a cercare la testa di Daniel, la spizza Paganini, Daniel contro Ferretti, ancora Daniel riesce a passare, la tiene in campo Daniel, ancora Daniel appoggia indietro per Paganini, chiusura di Mengoni, al fischietto in bocca Ross e arriva il fischio del direttore di gara, finisce 1-1, Benevento Frosinone, è il primo pareggio del 2014 per il Frosinone, il primo del girone di ritorno, un buon punto, penso un pareggio giusto per quanto visto in campo, il Perugia ha vinto, adesso siamo primi a più 3 sulla seconda.